Michele, nostro studente all'università. Qui lo diciamo, è al di là di come vada, che ropetone, sei arrivato ropetone, perché com'è, non sei proprio super preciso, com'è? Sì, un po' confusionario. Raga, è confusionario, la seconda sera, bam, subito, calci di rigore, poi ghigliottina. Michele, non ti voglio distrarre, cuffia, concentrati, buon viaggio con le nostre meravigliose parole, comincia il rito della sera, la ghigliottina per 170.000 euro, questo è il valore di questa sera. Sceglierai dito o rito? Rito. Ghigliottina. Si parte bene. Sistemo e ti propongo superficie oppure profondità? Profondità. Ghigliottina. Essere. Nascere. Essere. Ghigliottina. India, indiani, India, ghigliottina, ne manca una, chiodo, chiave, chiave, ghigliottina. Attenzione, si gioca per la cifra piena en plein di Michele, 170.000 euro, le parole sono rito, profondità, essere, India, chiave, hai un minuto da adesso per vincere 170.000 euro, prego Michele. Grazie Michele, puoi toglierti la cuffia, puoi tornare così in contatto con tutti noi, non c'è più motivo per rimanere isolati e 170.000 euro la prima sera che questo giovanissimo ragazzo, molto preparato, molto simpatico, si presenta qua come campione, en plein, scelta perfetta delle parole, rito, profondità, essere, India, chiave. Tolgo i sigilli alla busta, perdonatemi stasera. Buoni tutti, silenzio, calma. Tremano le mani anche a me, che qualche finale l'ho anche fatto negli anni. Ma questo è, con un giovanissimo ragazzo davvero preparato, molto serio, simpatico, garbato. Insegue 170.000 euro, silenzio, qualunque cosa abbia scritto, per favore. Michele. Per vincere stasera qui all'Eredità 170.000 euro ha scritto, noi auguriamo con tutto il cuore adesso a parte, con tutto il cuore, una parola che vada bene con rito, con profondità, con essere, con India, con chiave. Michele ha scritto lettura.
Mi è venuta in mente, allora ho avuto un po' di vuoti, non ho inizialmente abbinato subito con le parole, però chiave di lettura, dare una chiave di lettura a un testo, comunque a un episodio, magari un evento politico, non lo so. Certo. E poi mi è venuto in mente rito, la lettura, che può essere un rito per qualcuno, magari dopo cena o dopo pranzo, ecco, mi è venuto in mente. Poi una lettura in profondità di un caso particolare che faccia ricercare le cause magari principali. E India essere magari qualche lettura legata all'India, qualche lettura certo. Fantastica, magari di paesi esotici, però essere in lettura, non lo so. Ma tu, giovanissimo così, partiresti mai, o magari l'hai già fatto, partiresti in autostop? Ma sì. Cioè, se proprio dove... sì. Partirei, sì. Magari un viaggio sfrenato, cosa che non ho mai fatto, però potrei farlo. E come nei film, dico, ma qualche volta anche nella vita, ti metteresti là sul ciglio della strada col pollice a chiedere un... un passaggio? Passaggio, rito di passaggio, chiave, passaggio della chiave, passaggio... No, essere... guarda, quel passaggio legato alla chiave è proprio il tuo mondo che si vede, cioè frequenti libri, studi e come dire, e sei una persona molto intelligente, tu appunto hai detto chiave di lettura, che come dire, un'immagine per chi frequenta i libri, dice questa è un'interpretazione, una chiave di lettura, ma c'è anche nelle storie un passaggio chiave, senza quello snodo quella storia non potrebbe andare avanti. Sì, sì. Passaggio in India, capolavoro, romanzo e film. Che la vogliamo mettere, come dire, sul pesante o sul leggero, essere di passaggio, siamo tutti d'accordo. Per un'ora, dai 19 ai 20, siamo di passaggio. Su Rai 1, essere di passaggio. Parliamo di quello così. Essere di passaggio, poi ognuno può pensare quello che vuole. E beh, passaggio in profondità nel calcio, grande passaggio, apertura, passaggio in profondità, quante volte lo sentiamo durante le telecronache, rito di passaggio per passare da una condizione ad un'altra nella società, da una condizione all'altra, c'è un rito di passaggio, passaggio in profondità, essere di passaggio, grazie che vi fermate mentre noi passiamo a guardarci, passaggio in India e poi un passaggio chiave, il passaggio chiave di questa sera era per vincere 170.000 euro la parola passaggio. Bravo però, bravo Michele, ragazzi, 20 anni, oh. Giovanissimo, campione, ha giocato con l'Amplay in 170.000 euro. Il passaggio a quest'ora è in profondità, al TG1 sempre passaggio in area di rigore, c'è il TG1, grazie, grazie. Noi siamo passati, domani torniamo. Grazie.